Ciao amici di Potere Robotico, siamo per dietro a fare una recensione di un Transformer, tanto non c'è più, non ci sono più parole, secondo me. Questo c'è, questo ci succhiamo. Mi arriva questa roba e la dobbiamo anche recensire, anche perché non è un brutto robot. No. Chi è questo qua? Non, chi è? Ci no, dica. No, io non ho molto da dirvi. Io so che lui è del tamagno, c'è scritto così sulla scatola. È il Masterpiece 31. Poi, dato che siamo completisti, andava preso. Non bipolari. Si fa possibile. Esatto. O cerchiamo di non farci una carriera. Ma sì, ma qui poi dopo mi hanno fregato perché comunque è in numerazione progressiva. Perché se invece ci fosse stato un numero con una B. Allora restava dov'era. Progressivo mi ha disturbato la cosa. Anche perché avevo un po' l'ambizione di prenderli un po' tutti. Poi invece dopo hanno cominciato a farmi uscire i Transformer bestie, animalazzi, eccetera. Sono quelli zero. No, lì ho lasciato perdere, ad esiste, però questo qui comunque a me l'avevo ordinato e non mi andava di non pagarlo e di non prenderlo. Mi è arrivato insieme a Fortress Maximus, che avete visto poi. Adesso non so quale recensione andrà prima e quella dopo. No, l'abbiamo già visto Fortress. Esatto, l'abbiamo già visto, ok, perfetto, la regia mi dice sì, che l'abbiamo già visto. Bene, abbiamo questo bel robottone, perché comunque se ci piaceva Ultramagnus, ci piace anche Delta Magnus. Sì. Poi può esserci che non ci piace la colorazione, perché questa è la colorazione diaclone, la cosiddetta vecchia colorazione, dal quale comunque il nostro Ultramagnus discendeva. Perché io mi ricordo che avevo il vecchio giocattolo di questo camioncione, ce l'avevo e aveva proprio questa colorazione. Dopodiché invece nella serie animata veniva cambiata e forse anche a ragion veduta, forse era un po' più... Però non figura male neanche così, secondo me. Comunque io ho visto in giro delle immagini dove comunque... Nei fumetti veniva messo questo qua, però non so in che maniera. Ma se nei fumetti secondo me... Qualcuno ce lo dirà. Nei fumetti compra un po' di tutto. Ci sono... compaiono a più non posso anche personaggi che noi non sospettavamo della loro esistenza, che invece magari... Saltano fuori. Però questa versione è comunque, come dire... fa il verso proprio la versione di Aclone dal quale è stato preso. Poi qui ne è stata fatta, probabilmente esisterà anche una versione vera e propria cartacea, o se compare anche in una qualche serie animata. Comunque noi qui abbiamo la sua card. Un attimo, è che inquadro bene. La sua bellissima card con le sue caratteristiche di forza, velocità, resistenza, abilità, grado. Sono tutte abbastanza alte, tranne un 6, vedo. Sì, però sì, che cazzo vuol dire. Intelligenza sarà? Può darsi che sia intelligenza. Adesso non c'è più le istruzioni di Fortress Maximus, dove comunque ci poteva venire in aiuto. Probabilmente sì, comunque il 6 in intelligenza. Sì, perché probabilmente non è un gran sveltone. C'era stato anche un nostro fans che ci aveva dato una scheda, comunque che è sempre così la scheda, sì. Che ce l'aveva messa anche in un commento, però io... Però naturalmente... Ci siamo messi male, noi non ne possiamo fare una giusta. No. Comunque, qui abbiamo un bel cosillone, un bel robottone, che è abbastanza posabile. È come quell'altro, dai. Esatto, con una bella imponenza... La cosa che mi fa godere adesso, non mi ricordo se Ultraman, comunque qui sotto è in metallo, hai i piedoni, tra l'altro si nota anche la differenza di colorazione, traslucida dalla plastica un po' opacizzata, qua vedi che sì. Si nota proprio che è in metallo, è anche bello gnus, è bello peso nella sua parte terminale. Si può aprire tra virgolette anche il petto, nel quale vediamo che c'è un alloggiamento per la matrice, e non vi so dire però se chi lui era degno della matrice, ecco, del comando. Il vano ce l'ha, sì, perché comunque è ripreso da Ultramagnus, che per un breve secondo comunque si fa portatore della matrice del comando degli Autobot.
Lui, ma secondo me, bah, boh. Più che essere rosso-blu, non è, non è. Non... sicuramente uno comunque gagliardo, era uno comunque che degli schiaffoni ne tirava, ecco. Ve lo faccio vedere anche lateralmente. È chiaro che, visto che lei mi dice che Fortress Maximus è già andato online, cosa che dirvi? La qualità Masterpiece rispetto ai Legends comunque si vede, c'è una palese differenza, infatti vediamo anche i dettagli, vediamo le pannellature, qua ci rendiamo conto che siamo su un prodotto superiore, di fascia alta, comunque un prodotto premium, come verrebbe detto in... E nulla a che invidiare neanche con i Transformer così di third party, anzi forse gli è anche superiore. E naturalmente sappiamo che si trasforma in camioncione, porta altre macchinine. Altre macchinine, comunque ha un termine il camion porta. Ah, sì, è vero. Che uno ce l'aveva anche ripreso. Probabilmente un'altra persona ce lo ridirà ancora. Ce lo ridirà ancora, ci riprenderà ancora e ci dirà ignoranti. Si dice così, si dice però così. Noi ancora non l'abbiamo imparato. No, non studiamo mica noi, non ci... No. Anche perché se magari vediamo qualcuno che ci riprende, diciamo ma vaffanculo. Ah, esatto. In senso allora, buono, sì, in senso buono. Dato che comunque la straccio bilancia funziona. Oh, là. La usiamo. Beh, a questo punto, pesiamo. Sappiamo anche dall'altra recensione che non è proprio ancora... La bilancia non è bilanciata perché ogni tanto perdeva... No, ma lì la colpa era nostra. È strano, è accesa. Vediamo un po' se si porta sullo zero. Perché se ne già 9 grammi, senza fare... Così, vedi. Facciamo una roba, risettiamo la faccenda. Perché qua sì che se si fa sopra delle torte ti vengono sballate. Ma chissà che cazzo viene. No, perché? Allora, adesso siamo a zero. Ok. Pesiamo e siamo 1,40 grammi. Pensa che era 4 volte, no, forse anche di più. Forse Maximus. Il doppio era. Di grandezza anche di altezza. Più. Poi si slaga. Però questo qua è già 1,5 kg da solo. Quello là. 1,040 kg. Ah, è 0,40. No, 1,040 kg. Quindi fa 1 kg. È chiaro che è piccinino rispetto a... Rispetto a quello là. È un robottone, ma è un piccinino. Sì, rispetto a quello là. Adesso vi facciamo... Sì, no, sarebbe mica un piccinino. No, questo qui è uno che è grosso. Quindi facciamo vedere un attimo le istruzioni, che sono gagliardone. Beh, insomma, da quello che ho capito non lo trasformiamo. Sì che lo trasformiamo. Ah, tu so di no. No. All'interno poi ci sono delle teste. Di cazzo. Sì, che scambiamo dei visi più che delle teste. Qui viene fatto Spear of Glory, Transform, Energy, okay. Shotgun. Secondo che ci fa vedere i vari passaggi della trasformazione, adesso noi andremo a fare. Qui vediamo in Alternative Mode o in Vehicle Mode. E porta a spasso le varie macchinine. E qui vediamo poi la linea Masterpiece, le precedenti uscite, Optimus Prime, P10, Star Saber, Ultra Magnus, Ratchet, Laser Vulcan, come cavolo si chiamava, Shockwave, Ironhide, Hot Rodimus, Road Rage, Trax, che bestia, non mi viene in mente il nome del falso. Esatto, sì, beh, questo è Goldbug, Bumblebee, Wheeljack e Smokescreen. Allora. Comunque ci sono alcuni dei nostri idoli che abbiamo precedentemente recensito a disclusione di Goldbug, che non l'ho acquistato. Perché è stronzo? Ma perché sì, non ha neanche... Essendo la versione 21G, la 21... La numerazione. La numerazione dà fastidio, progressiva a me dà fastidio. Beh, niente, io adesso fra un po' ci rivedremo, fra un anno secondo, e vedremo
Kilo in versione bizarca. Bizarca? Sì, il camion bizarca. Va bene. Allora, eccoci qui, dopo una frazione di secondo, ve l'ho trovato. Fatto e si è trasformato su se stesso. E boh, eccolo qua nella sua versione bizarca. Ah! Figa, ti ho fregato, beh. No, no, non mi inculi mica me stavolta. Oh là, che ho fatto anche un bel ciocco. Ma, quando si sentono i toc. Giusti, vuol dire sono giusti, che sono giusti. Allora, qui abbiamo il nostro bel camioncione trasformato. Ci si può giocare. Certo. Attualmente, come dicevamo fuori onda, noi abbiamo portato macchinine per... Non ne facciamo mica una sopra, però facciamo cagare proprio. Facciamo veramente cagare per far vedere comunque. Perché ci seguite? Non seguiteci. Così vediamo visualizzazione e piantiamo lì. Esatto, ci mettiamo a piangere. E dopo forse avremo una vita sociale. Esatto. E qui andrebbero su le macchinine. Sì. E poi dopo le metti su lì e dopo le porti in giro. Vai in autostrada, le porti. Ma lei se ne sa quando avrà un figlio, vedi? Ha già tutti i giocattoli pronti. Sì. Senza spendere un cazzo, cioè senza spendere un. Ha già speso. Io ho già dato. E insomma, speriamo che non nasca un maschio, perché se nasce la femmina se li tiene lei. Abbiamo tanti Natali qua. Non sa mica da che parte prendere. Troppi. Ma il mouse prima. Allora, qui vediamo che c'è anche l'omino. Che può. Diventerai a sbraistello. Vabbè. Li comprerai per il figlio. Figlio a sbraistello. È brutta. La tua cara. Cosa gli dai? Figa, il figlio sbrista, no, cioè, aiuto, cioè, mi viene male. Cioè, Cosa sta facendo? Mamma ha tirato via, no, voglio aprire la cabina per metterci dentro l'omino. Ah. Per farvi vedere che è possibile, insomma, è l'unico accessorio che c'è, va a casana. E sarebbe bello anche poterlo utilizzare. Allora, sì, si va da in alto, qui si dovrebbe, ecco. Ah. E c'è il suo pertuso. Come faccio anche che è sempre il solito omino del cazzo, ma non è adesso, tra l'altro si è messo anche a dormire, si è incastrato, che ti venga un brutto male ma c'è qualcosa da agganciarlo al culo, no ma forse sì, non lo so, per tenerlo più solido, diciamo. Comunque eccolo, si vede certamente, no? Perfetto. Oh sì, adesso sì, si vede un po', sì. Poi in ombra, però vabbè, sappiamo che è dentro. Sì, c'è, è al suo posto. Ma penso che poi sia anche possibile, schiacciando un tasto. Qua. Suona anche lui, no. Viene via la motrice e si può, adesso qua lo vede? Sì. E qui abbiamo la motrice, che non si trasforma in no. Non è un MP10 che si trasforma... In un Commander Blue. No, assolutamente no, perché comunque Ultra Magnus come Delta Magnus nascono dalla fusione tra... La motrice. Tra la motrice e il suo camion, e il suo rimorchio, la sua bisacca. Adesso vediamo qui se io riesco a... Si vede che il faccione da sotto. Eccolo qui. E qui è rientrato nella sua... cavità ogivante. Basta, non c'è molto altro da dire, se non comunque la qualità del dettaglio è buona, il camioncino rolla, le dimensioni sono comunque ragguardevoli e non mancherà di farvi godere questo stronzoide qua. Vi faccio vedere poi gli altri accessori oltre all'omino che avete visto, ci sono un faccione sbraiante. Aspetti un attimo. Un viso sbraiante, ok. Un altro viso sbraiante con questi due fanali blu. Bici che gialli. Esatto, perché qui però si era incazzato, non lo so. Bene. E qui è serio. Ah, ok. Qui è serio, non posso dire triste, che è serio. Figo. Con l'occhio blu. Con l'occhio perché blu. Prima aveva l'occhio giallo. Esatto, serio, ma con l'occhio giallo. Con l'occhio giallo. Non sbraiante. No. Sì, perché qui è serio, ma sbraiante. Qua vi faccio vedere. Sì. E basta, non saprei che altro dire. Faremo anche per lui un pagellone. Sì, chiaro, quello era scontato. Tra l'altro, da dirvi, non,
la sua modalità veicolare comunque si gode, Vernice e tuo grossi difetti non ho visto, mi fa sempre godere anche questo dettaglietto qua dei specchietti retrovisori che funzionano. Fai il pagellone, Dio, dai. Sì, perché secondo me qui la stiamo menando schifosamente. Allora, diciamo un po' tutto e niente. Sì, no, perché non c'è. C'è poco da dire. Sì, sì. Allora, impatto estetico. Beh, molto buono. Beh, sì, direi di sì. Più in modalità robotica che. Beh, per me sì. 10. Ah, figa! Un po' più forte. Sì, allora. sì, no, va bene. Materiali, plasticone con un po' di. Gli diamo, dai, un 8. Ci stiamo dentro nei tempi? Sì. Verniciatura. Si vede che però è plastica in alcuni. Dai, diamogli un 8 ed io. Sì. Accessori, qui sono sempre il plasto un po' dolente perché c'è un omino, tre facce. Beh, pistolone. Pistolone, la card e le istruzioni e poi baffanculo. Quindi 4. Usabilità, ma era buona, del, sì. Anche se lui a fine poi c'è Ciotto, lui però lui stare in piedi e non supino. No. Usabilità e quindi 7. Vabbè, dai, gli diamo un 7. Trasformazione da 10. Le. Qua figa, allora. E tra l'altro anche abbastanza semplice e senza troppe bestemmie. Confezione, qua. Beh, classico masterpiece, senza forse esagerare nella bellezza o comunque nel che tu vedi questo robottone qua, dici bah, se c'ho qualche soldo da spendere, da buttare via, magari lo prendo, se no anche no. E comunque sia la confezione gli diamo un 7, dai, perché non ti fa proprio venire voglia di comprarlo. Rapporto qualità prezzo è sempre un master, qui è sempre un po' caruccio ma non troppo. Un 8, dai. Giudizio finale, ecco. Qua ragazzi è cugino di Ultramagnus, non è indispensabile. No, secondo me no, infatti a me è venuto soltanto lo spritz di comprarlo perché era in numerazione progressiva. Perché si può fare meno di lui, una volta che è Ultramagnus è lui, è lui il capo, mica questo. No, questo chi è? Ti ricorda un po' il Diaclone, perché comunque me lo ricordava, perché ce l'avevo. E ci ho anche giocato tante, ho un bel ricordo affettivo verso di lui. Dai, un 8 glielo diamo. Fischi. Vi voglio solo dire una piccola particolare che non l'ho mica detto neanche prima. Mi fanno godere queste gommucce qua sono proprio gommose. Al palpeggiamento mi fanno godere, sono belle tenerelle. Sembrano dei capezzoli, come dei capezzoli. No, non così tanto. No, non esageriamo. No, però la gomma al posto della plasticaccia si gode, via. Sì. Detto questo, ragazzi, detto tutto, sì, non c'è più nient'altro da dire. Potete mandarci a fanculo. Oh, là, da dovete. Bene.